E oggi parliamo di arte grazie a Paperino e l'artista in crisi, storie di Giulio Gualtieri e Marco Lucci per i disegni di Blasco Pisapia, è pubblicata sul Topolino numero 3558. Nella storia dei tre autori disneyani, Paperino assurge all'epica dei grandi artisti contemporanei grazie a una involontaria rappresentazione artistica. Paperino, infatti, è il bianchino di uno degli hotel di Paperino, proprio nel momento in cui si sta svolgendo un congresso di critici d'arte. Per il solito disastro che il nostro combina, si ritrova con un secchio di pittura in testa a invadere, diciamo così, gli spazi dei critici che, invece di prendersela, restano estasiati dalla sua performance. E così il nostro si ritrova a diventare, per un periodo di tempo piuttosto breve, un grande artista. Ciò che però sto per raccontarvi relativamente al movimento artistico che in qualche modo possiamo considerare ispiratore di questa storia è in realtà qualcosa che è stato molto meglio raccontato sul Topolino numero 3299 da Roberto Gagnor, in quel momento supportato ai disegni da Libero Ermetti. Sto parlando infatti di Paperoga, mentore dadaista, storia che appartiene alla grande saga della storia dell'arte con Topolino. In quella storia, infatti, Gagnor ci fa entrare, attraverso Paperoga, nel movimento artistico del dadaismo. Questo movimento artistico che aveva preso varie forme d'arte, non solo la pittura ma anche la scultura in particolare, il teatro, la letteratura, era nato in Svizzera nel corso della Prima Guerra Mondiale come risposta artistica neutrale ai movimenti e ai moti di guerra dell'epoca. Le due figure cardine del movimento dadaista furono il regista teatrale Hugo Ball e lo scultore, pittore, nonché scacchista Marcel Duchamp, che diede il via effettivamente al movimento artistico dadaista con la prima opera dadaista propriamente detta, ovvero La ruota di bicicletta, che venne effettivamente omaggiata da Gagnor nella sua storia, pubblicata, come detto, sul 3299. Lo stesso Duchamp è poi colui che conia il termine di ready-made, ovvero l'utilizzo di oggetti di uso comune in contesti che sono completamente diversi rispetto al loro appunto uso quotidiano, con quindi significati anche diversi, proprio come succede al secchio da imbianchino in testa a Paperino, che secondo i critici della storia di Gualtieri e Nucci rappresenta appunto la crisi dell'artista menzionata nel titolo della storia. Tutto ciò però non dà di fatto meno equivocità ai ready-made. Per esempio, il primo ready-made, propriamente detto The Bottle Rack, finì nella spazzatura perché, giustamente, la sorella di Duchamp non aveva la sua stessa sensibilità artistica e quindi, mentre il fratello era negli Stati Uniti in un tour artistico, decise di trovargli un posto più consono all'opera del fratello. In un certo senso, una posizione non molto diversa da quella, se vogliamo, rappresentata forse però in termini meno forti dal finale della storia di Gualtieri, Nucci e Pisapia, che però più che puntare gli occhi su questo genere di arte, che di fatto ha portato all'arte concettuale contemporanea, punta gli occhi sui critici che in realtà cercano di trovare significati artistici dietro praticamente qualunque espressione del moto umano, dimenticandosi in qualche modo la grande lezione che era presente nel film di Luciano De Crescenzo del 1985, Il mistero di Bellavista. Arrivati a questo punto, sperando che questa digressione nell'arte sia stata piacevole e divertente, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere notifiche su tutti i nuovi video caricati. Salve a tutti!